Ciao a tutti, nel video di oggi vi vogliamo dare qualche idea per preparare le verdure e renderle buone senza dover aggiungere mille ingredienti, tanto olio, tanto sale, magari insaporitori poco sani, insomma rendere le verdure naturali ma anche gustose, perché purtroppo le verdure, diciamoci la verità, per quanto possono essere buone e golose, non a tutti piacciono e oggettivamente non sono golose come tante altre cose. Quindi imparare a cucinarle nel giusto modo può essere davvero una strategia vincente per andarle ad inserire nell'alimentazione in modo più consistente. Quindi iniziamo, sono tutte quante idee anche molto semplici, molto facili da realizzare. Quindi veramente non avete scusa adesso per non mangiare le verdure. Iniziamo. Come prima idea vi faccio vedere dei cavolfiori ripassati con tantissime spezie, una ricetta davvero profumatissima. Vado a mettere in una ciotolina un pochino d'aceto, ne basta pochissimo, e inizio ad insaporire appunto con tutte le spezie che mi piacciono di più. Io inizio con il curry. Al posto del curry potete mettere anche la curcuma, che è un po' più delicata. Il curry, come sapete, è un miscuglio di varie spezie. Vado a mettere poco pepe, vado a mettere un pochino di cipolla in polvere. Ripeto, potete mettere le spezie che vi piacciono di più, anche semplicemente un paio, non c'è bisogno che mettete tutto. Un pochino di erbe miste aromatiche, un po' di paprika. Quella che utilizzo è quella affumicata, che è davvero buonissima. Vado a mettere una punta di peperoncino ed infine un po' di aglio in polvere. Aggiungo un pochino di olio. Qui potete dosare voi la quantità in base a quante porzioni volete fare. Iniziamo a mescolare. Vado a mettere in una padella i cavolfiori che ho prima cotto un pochino al microonde. Vi consiglio di lessarli un pochino o al microonde o in pentola, in questo modo la cottura sarà più veloce e verranno decisamente meglio. E adesso andiamo ad aggiungere il misto di spezie. Iniziamo quindi a saltare i cavoletti per circa 5-7 minuti. Non vi consiglio di prolungare troppo la cottura, perché i cavoli, come gli ortaggi della stessa famiglia, quindi broccoli e così via, se hanno una cottura troppo lunga iniziano ad assumere un sapore un po' troppo forte, un po' sgradevole. Quindi saltiamo un pochino e lasciamo rosolare. Con questa idea, quindi insaporendo le verdure con tante spezie, vengono bene anche carote, patate, in generale tutte le verdure abbastanza consistenti, quindi che non diventano troppo morbide in cottura e che non rilasciano troppa acqua. Potete avvantaggiarvi andando a ammorbidire la verdura in precedenza e poi soltanto all'ultimo la potete saltare per pochi minuti, come avete visto. In ogni caso la preparazione è breve, vi servirà davvero pochissimo tempo, soprattutto se per ammorbidire la verdura utilizzate il microonde. Infatti io nel caso del cavolfiore ho messo tutto quanto in microonde per circa 8 minuti a una potenza medio-alta in un contenitore ben coperto. Questo è anche un ottimo modo per utilizzare della verdura magari lessa che vi avanza. In questo modo non andrete a buttarla via e vi verrà davvero squisita, molto molto gustosa. Per la prossima idea vi faccio vedere come ingustosire le verdure al forno. È una preparazione molto semplice, le verdure che potete utilizzare sono tantissime. Io ad esempio sto utilizzando le patate, le carote e i finocchi, che si prestano molto bene. In generale tutte le verdure abbastanza dure e fibrose sono perfette per questa cottura. Il taglio che andate a fare sulla verdura non è importante,
basterà fare dei pezzetti piccoli, delle fettine piccole per quelle che hanno una cottura più lunga come le carote. Andiamo quindi a mettere un pochino di olio, non ne serve troppo, aggiungo per profumare le erbe aromatiche, un pochino di paprika affumicata e una spolverata di aglio in polvere. Come sempre potete mettere le erbe aromatiche, le spezie che vi piacciono di più, potete anche semplicemente mettere un filo d'olio e un pizzico di sale. E a questo punto vado a mescolare tutto quanto. A questo punto possiamo mettere tutto quanto in una teglia, io come sempre copro con la carta forno e andiamo a disporre tutto quanto su un unico livello per facilitare una cottura omogenea. Infatti se le verdure sono troppo accalcate tra loro poi fanno un po' difficoltà a cuocere, invece cercate di livellarle bene. E possiamo quindi infornare a 185-190 gradi per circa 20-30 minuti. Ed ecco qua, le nostre verdure al forno sono pronte. Come vedete sono semplicissime e molto molto gustose. Spesso quando le preparo vado ad aggiungere anche dei cubetti di tofu per creare così un piatto unico con una buona dose anche di proteine. La terza idea che vi faccio vedere sono le verdure gratinate. È un'idea molto molto semplice e molto gustosa, è forse una tra le idee che preferisco per cuocere le verdure, anche perché si presta bene sia per le verdure estive come appunto le zucchine, le melanzane, i peperoni, ma anche per le verdure invernali. Ho aggiunto anche una patata, utilizzo se posso quelle con la buccia rossa perché al forno vengono benissimo, e appunto le vado a mettere con tutta la buccia. Vado ad aggiungere adesso poco olio e completo con un pochino di pane grattugiato all'interno del quale ho messo del prezzemolo tritato e pochissimo sale. In alternativa potete mettere l'olio all'interno del pane grattugiato, mescolare bene e poi andare a disporre tutto quanto sulle verdure. È assolutamente indifferente, io sono abituata in questo modo. Fatte così le verdure sono veramente gustose che in realtà non serve neanche aggiungere sale, magari potete mettere delle erbe aromatiche o delle spezie se vi piacciono. Non ci rimane quindi che infornare a 185-190 gradi a seconda del vostro forno per circa 20-30 minuti. Dovrete fare attenzione che il pane sopra non bruci e che le verdure siano cotte, quindi se il vostro forno è un po' lento e tende a bruciare sopra, quindi tende ad avere la resistenza in alto più calda, una cosa che succede spesso nei forni un po' più vecchi, potete coprire per i primi minuti con un foglio di stagnola e poi toglierlo dopo circa un quarto d'ora per far rosolare bene la superficie. E voilà, anche le verdure gratinate sono uscite dal forno, sono bellissime e buonissime. Se non le avete mai provate, vi sorprenderanno di sicuro perché nella loro semplicità sono davvero squisite. Anche questa di preparazione è molto semplice, sono tutte idee perfette quando arrivate a sera, magari siete stanche, avete soltanto voglia di mangiare la vostra cena e andare a dormire. In questo modo basterà tagliare tutto quanto, una spolverata di pane grattugiato in forno e il lavoro è fatto. La quarta idea che vi faccio vedere sono le verdure impanate al forno. Anche questa molto semplice, la vado a realizzare con le zucchine e vado a mettere subito in una ciotola un uovo, vado ad aggiungere un pochino di pepe, se volete potete renderle più gustose aggiungendo anche del parmigiano, lo sbatto velocemente e vado a mettere le zucchine che ho tagliato a fette non troppo sottili. Inizio a mescolare avendo cura di ricoprire tutta quanta la zucchina con l'uovo e vado a impanare poi con il pane grattugiato.
in questo modo. Le zucchine, come vi dicevo prima, non le ho tagliate troppo sottili, altrimenti rischierebbero di bruciare. Lo spessore è di circa 3-4 mm. Le verdure che si prestano meglio per questa ricetta sono tutte le verdure che in cottura diventano molto morbide, quindi vanno bene anche delle melanzane oppure dei finocchi, ma anche verdure più particolari come i pomodori verdi. Pomodori verdi infatti sono molto duri da crudi e poi in cottura diventano morbidi, un po' come le zucchine, quindi quando sono crude si tagliano benissimo, sono belle compatte e poi in cottura diventano morbide. Nel pane grattugiato ho aggiunto giusto una presa di sale e un pochino di prezzemolo tritato. Ovviamente è facoltativo, potete anche non metterlo oppure aggiungere altre erbe aromatiche. Con le zucchine ci sta molto bene, se vi piace il sapore, l'erba cipollina. Se andate ad aggiungere il parmigiano, vi sconsiglio in quel caso di aggiungere altro sale, perché vi garantisco che le zucchine saranno molto saporite. In ogni caso, se proprio le sentite sciape, magari siete abituati a mangiare abbastanza sapido, potete aggiungerne un pizzichino alla fine quando saranno cotte. Non ci rimane quindi che infornare, anche in questo caso stessa temperatura, stessa tempistica, più o meno 185-190 gradi a seconda del vostro forno per una ventina di minuti circa. Le zucchine impanate sono pronte, come vedete sono diventate croccanti, sembrano quasi delle chips e sono perfette sia per cena, pranzo, come secondo contorno, oppure se volete fare qualcosa di carino, magari quando vengono i vostri amici, degli ospiti a cena. La preparazione è talmente semplice che vi porterà via pochissimo tempo, pochissimo impegno e tutti quanti apprezzeranno. Io le vado a mettere in questa ciotolina. E magari se volete servirle come antipasto o in un buffet, potete accompagnarci delle salsine. Sono bellissime, super gustose e semplicissime da preparare. L'ultima idea che vi faccio vedere sono le verdure in agrodolce, un metodo di cottura molto gustoso e molto semplice da realizzare. Per farlo ho utilizzato le carote e le cipolle, che si prestano benissimo, vanno molto bene anche i funghi. Inizio mettendo la salsa di soia, io utilizzo quella con poco sale, aggiungo poi l'aceto balsamico, una punta di zucchero integrale, diciamo che fa la differenza ma non è fondamentale, aggiungo un bicchiere circa d'acqua e un giro d'olio. Come vedete non ho messo poca acqua, questo servirà a fare una cottura ottimale, dato che sia le carote che le cipolle hanno bisogno di una cottura lenta. Come quantità, per quanto riguarda la salsa di soia e l'aceto, potete mettere circa 2 o 3 cucchiai di entrambi gli ingredienti. Iniziamo quindi a mescolare. E mi raccomando, una volta che aggiungete la salsa di soia, non mettete sale. A questo punto coprite con un coperchio e mettiamo sul fuoco. Dopo circa 15 minuti più o meno l'acqua inizierà ad asciugarsi, a questo punto potete iniziare a sfadellare un pochino e completare la cottura. Guardate quanto sono belle, hanno un profumo intenso, veramente buonissimo. Le verdure in agrodolce sono pronte. Anche questa preparazione è semplicissima e sono davvero squisite. Se vi piacciono i sapori contrastanti, diventeranno uno dei vostri piatti preferiti. Le potete consumare così al naturale oppure le potete accompagnare ad una piadina, a del pane oppure dei crostini. Ed ecco qua tutte le nostre verdure pronte, guardate che meraviglia! Io spero che queste idee vi siano piaciute, spero che piacciono anche magari ai vostri bambini o alle persone a cui non piacciono molto le verdure, speriamo in questo modo di farle amare un po' di più, perché sono veramente buone se cucinate nel modo giusto. A questo proposito volevo chiedervi se avete voi delle idee, delle ricette collaudate, scrivetecele sotto nei commenti, magari proveremo nei prossimi video a replicarle.
Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!